il servizio battellaggio probabilmente è un qualcosa che non tutti conoscono, non hanno idea che all'interno del porto, al di là dell'ormeggio e del disormeggio, che era l'operazione da tutti conosciuta, c'è anche un servizio di trasporto, di approvvigionamento. Sì, molto importante. È stato acquisito nel 1992, mi sembra, e da un battelliere che c'era già in porto, l'hanno comprato la licenza del gruppo ormeggiatori e da quel giorno lì sono diventati battellieri del porto. E c'è stato molto lavoro all'inizio, specialmente con il cantiere, quando andava con le navi in prova. Sì, sì. C'erano molti tecnici che salivano a bordo, scendevano. E con le prove in mare. Marine Traffic, le navi che arrivano in porto, da dove arrivano, a che ora arrivano, è molto più moderno di una volta questo lavoro qua. Abbiamo la cartina all'interno del porto dove segniamo le navi e poi qua ci sono tutti il nostro vestiario di riserva e poi abbiamo anche una scuola a livello nazionale che si chiama Tesi Consulting. È un corso online infinito, cioè noi diamo degli esami tutto l'anno per tutti gli anni, ormai io sono al settimo anno, di tutti gli argomenti che ci possono essere nella marineria, dall'offshore all'ormeggio, alla sicurezza in porto, tutti gli argomenti sempre aggiornati volta per volta. È chiaro che si fa capo sempre della nostra associazione, la COPRI, che dà delle direttive ai singoli gruppi di tutti i porti italiani, anche europei. E le criticità nostre sono quelle di stare sempre all'avanguardia e rinnovare sempre i nostri mezzi adeguati alle tipologie di navi che arrivano. E oltretutto c'è il discorso della meteorologia, perché la criticità avviene maggiormente quando il tempo è avverso e ci sono dei problemi in porto, e lì bisogna essere numerosi e sempre pronti per affrontare queste emergenze. E noi, per assolvere a tutti questi compiti, oltre a una formazione scolastica fissa annuale per tutti gli ormeggiatori, anche per quelli che entrano nuovi fino alla fine, adeguiamo sia i nostri indumenti per essere riconoscibili da tutti, e poi c'è anche il corso inglese, e poi abbiamo i mezzi che devono essere sempre pronti, adeguati e modernizzati, perciò ogni tot anni cerchiamo sempre un mezzo da sostituire per metterci una barca sempre più nuova. E questo credo che sia anche una figura importante, proprio perché si entra con un concorso pubblico. Sì, esatto. E si segue una certa carriera. Sì. Quindi far capire anche agli studenti del nostro Istituto Fiorillo il percorso lavorativo che potrebbero intraprendere. Sì. Allora, la base per entrare nel gruppo ormeggiatori con un bando pubblico, i requisiti minori sono 2 anni di navigazione, poi avere 2 titoli importanti, capobarca, traffico locale e marinaio motorista. Noi nel tempo abbiamo acquisito altri titoli, per quelli che sono qua già da un po' di tempo, e i nuovi arrivati, che abbiamo rinnovato un gruppo ormeggiatori di 3/4, tutti titolati da comandanti e da motorista abilitato. Mi fa piacere sottolineare che 2 di questi elementi sono stati proprio alunni del Michele Fiorillo, come lo stesso comandante Masetti.